riflessione, il donarsi diventa ancora più prezioso e gradito al Signore quando non solo nasce dal cuore, ma quando non ha alcun secondo fine. È l'amore puro, quello che non ha alcun interesse, quello che porta al dono, al sacrificio di sé, che ha animato e guidato la vita di quelli che noi abbiamo chiamato i militi ignoti della fede, quei martiri della Chiesa che hanno difeso e diffuso il verbo del Vangelo, il verbo di Dio, nell'anonimato spesso, in clandestinità, vessati, perseguiti dalle autorità dei regimi totalitari dell'Est, di quell'Europa orientale che dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del Muro di Berlino è stata teatro di una persecuzione di massa e di cui sono rimaste delle tracce molto rare nei libri di storia. Forse è stato un capitolo rimosso o addirittura mai scritto. Ecco, noi, come voi sapete, abbiamo voluto dare voce e visibilità a questi racconti attraverso una serie di documentari dal titolo per l'appunto I militi ignoti della fede, clandestini di Dio, un viaggio nei paesi dell'Europa orientale che sono stati, come vi dicevo, scenario delle persecuzioni, proprio per portare alla luce le storie di questi uomini che comunque hanno fatto la storia. Va in onda ogni venerdì alle 21:20, quindi anche questa sera, ecco perché ve lo voglio ricordare calorosamente. Questa sera è la 14ª puntata e in particolare questa sera andrà in onda il secondo dei racconti che abbiamo preparato sulla Romania, la sofferta rinascita della Chiesa Cattolica. È stato realizzato dal regista Umberto Rondi, ma noi siamo felicissimi di avere un collegamento telefonico in diretta qui con noi il vescovo di Oradea in Romania, Monsignor Virgiu Bercea, che ha già potuto vedere proprio lì in Romania la prima puntata sul racconto della Chiesa clandestina nel suo paese. Buonasera, buon pomeriggio Eccellenza. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora Eccellenza, le volevo subito chiedere, dal suo punto di vista sicuramente prezioso e consapevole, il documentario, quello che lei ha visto di questa prima puntata sulla Chiesa clandestina in Romania, è riuscito a raccontare le atmosfere e le sofferenze di quegli anni? Sì, perché sì, grazie anzitutto per la disponibilità dei TV 2000 di aver avuto questa grande idea di fare questi documentari sull'Europa dell'Est, e grazie per aver avuto l'idea di fare anche sulla Romania. Sì, le persone che Umberto Rondi le ha intervistato, le riprese, poi dopo il montaggio, veramente è andato bene. Io l'ho fatto vedere, non io, ho annunciato tante persone, tanti l'hanno visto, anche registrato, perché già c'è su YouTube, certo. E tanta gente l'ha visto. Avete fatto un lavoro fantastico. Quindi come mai, Eccellenza, grazie, io rigiro ovviamente questi complimenti a chi ha realizzato, chi ha avuto l'idea, al nostro direttore che ha... Lei sa che già è stato proposto, che se voi l'aveste già in inglese, di mandarlo anche per gli Stati Uniti. Bene, questa sarà sicuramente una proposta che il nostro direttore valuterà, proprio perché è evidente che quindi c'è stato questo interesse. Che cosa resta secondo lei, Eccellenza, nella Chiesa Cattolica Rumena di oggi come eredità di quegli anni, e cosa invece è decisamente cambiato? Sapete cosa resta? Prima di tutto, anche adesso io sono con un gruppo di abbastanza giovani, questi giovani che sono praticamente nati dalla fede, dal sangue di questi martiri. Cioè, la fede si prolunga proprio per questo martirio che i nostri antenati l'hanno subito, e nello stesso tempo vedo come questi che sono giovani hanno la volontà e il desiderio di portare avanti la fede dei loro padri. Gente che è contenta di essere cattolica e di vivere la fede non ostentandola, ma nella serenità e nella semplicità e con gioia anche allo stesso tempo. Eccellenza, io intanto ricordo anche a lei l'appuntamento di questa sera, come ho fatto ai nostri telespettatori, alle 21:20 manderemo in onda
il secondo racconto appunto sulla chiesa clandestina in Romania di quegli anni, quindi la invito nei limiti. Sicuramente saranno più telespettatori che lo seguiranno questa sera, lo vedranno sull'internet perché non abbiamo certo la TV, ma sull'internet in diretta la vedranno, certo, perché già sono tanti. Bene, noi siamo felici di tutto questo e allora volevo anche salutarla. Grazie. Ricordando poi tra l'altro in questo modo, in maniera un po' più poetica, cioè ricordando e citando delle parole che lei conosce benissimo, che sono tratte dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo. Mi riferisco al famosissimo e bellissimo inno all'amore, perché ritengo che sia stato proprio questo lo spirito con cui i martiri della Chiesa Cattolica Rumena hanno vissuto la loro missione, cioè l'amore paziente e generoso, l'amore che non è invidioso e non si vanta e non si gonfia d'orgoglio, l'amore che è rispettoso, che non cerca il proprio interesse, non cede alla collera e dimentica i torti, l'amore che tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza, l'amore che non avrà mai fine. Grazie eccellenza ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, a tutti voi, grazie al direttore, a lei, all'Umberto Rondi, a tutti. Un abbraccio. Altrettanto, da qui, dagli studi TV 2000, vi abbracciamo fino in Romania. Grazie davvero.